Ringrazio Antonino Magistro, presidente di Popolo d'Italia Liberi e Forti, per il sostegno che sta appunto offrendo alla mia candidatura e allo sforzo della coalizione per andare alla guida del comune di Taranto. Vale il solito detto: Taranto chiama e l'Italia risponde. Popolo d'Italia, che è radicato in varie parti d'Italia, ha voluto sposare questa battaglia di vita. Io sono contento di essere qui da Milano, quindi 1000 passa chilometri. Con me c'è gente di Bologna, di Varese, di Roma, gente convinta che tanto deve arrivare una svolta importante per questo comune. Tu rappresenti ciò che i tarantini devono trovare nel loro orgoglio, una Taranto senza Ilva, che non è uno slogan, ma deve essere una religione, e soprattutto una Taranto libera di svilupparsi. E noi siamo qui per darti una mano, per darti il nostro appoggio, anche a livello nazionale. Io ringrazio il Popolo d'Italia proprio per il coraggio, perché sarebbe stato per loro, come per molti, molto più facile, no? Adagiarsi, sistemarsi quelle strutture di potere. Invece avete voluto fare insieme a noi una battaglia di vita, una battaglia di dignità, una battaglia di coerenza. Certo, perché Taranto deve arrivare a questa svolta, non può continuare ad essere la città ricordata solo per le cozze, per i vitigni o solo per la siderurgia, per l'acciaio. È una città che ha una vocazione turistica incredibilmente importante e storica, e io sono stato veramente in giro a guardare le bellezze di questa città. È una città che deve sviluppare l'ittica, deve sviluppare il porto per quanto riguarda yacht, le grandi navi, deve sviluppare l'imprenditorialità dei giovani, deve sviluppare un mondo che in questo momento è rimasto soffocato dalle altre amministrazioni.